Questo applauso è per Maria Grazia Cutuli, l'inviata del Corriere della Sera, assassinata il 19 novembre del 2001. Sono passati 14 anni, tra pochissimo, e noi abbiamo qui Mario Cutuli, il fratello. Grazie. Maria Grazia era un po' più grande di lei. Grazie. La vogliamo ricordare, entriamo subito. Fissate questi occhi che molti di voi però non si sono mai dimenticati. Guardatele. Notavamo ieri che Maria Grazia in queste foto sorride solo una volta quando ci sono dei bambini accanto a lei. Per il resto è estremamente seria, quasi a voler mostrare al mondo una corazza che credo che sia necessaria per chi fa questo mestiere in quei luoghi. Sì, sì, questo è vero. Noi conserviamo con molto riservo, però ne parliamo anche con piacere di quello che erano i suoi racconti. Ecco, i suoi racconti, per esempio in casa, in famiglia, non si soffermavano mai su particolari cruenti o su cose truce, tragiche. Lei pensava più a trasmetterci le note di colore, pensava più a trasmetterci col sorriso di quei bambini e l'entusiasmo suo verso anche il lavoro che faceva. Il suo era un misto di passione e professionalità, però tenuta insieme da altre cose legate proprio ai sentimenti umani, alla nostra anche percezione della realtà. Quindi lei era molto ironica, coglieva sempre gli aspetti paradossali delle nostre vite. Perché voi avevate paura quando lei partiva? Io voglio solo ricordare a casa Cambogia, Sarajevo, Albania, Iraq, timoreste in un momento in cui nel 99 non si sapeva neanche dove fosse probabilmente il timoreste per buona parte del mondo. Quindi una donna abituata a essere in prima linea, in frontiera. Sì, no, non avevamo paura perché comunque eravamo consapevoli della sua coscienza, della sua capacità di muoversi sul campo, della sua preparazione e poi perché comunque abbiamo avuto una formazione in cui, ecco, il suo lavoro era qualcosa di assoluto rispetto, come la ricerca della verità, come cercare di trasmettere e di comunicare su quelli che sono i problemi, di cercare di capire quelle che sono le cose tragiche. Lei, ripeto, non ci faceva allarmare perché manteneva comunque un suo sangue freddo, una sua professionalità nel lavoro. Allo stesso tempo noi appunto ci fidavamo delle sue capacità. Quello che è successo comunque era anche imprevedibile, visto poi le evoluzioni tragiche di questi percorsi, di questi inviati, del lavoro dell'inviato. Com'era caratterialmente Maria Grazia? Ma caratterialmente sicuramente era una donna forte, però una donna anche molto dolce, una donna anche che riusciva, ecco, a coniugare i diversi aspetti della sua vita privata con la sua vita professionale, riusciva anche un po' penalizzando la sua vita privata a volte, però molte altre era comunque una gioia stare con lei, era sempre una festa, ecco. Quel giorno, il 19 novembre del 2001, lei si trova in una vettura, una macchina, assieme ad altri colleghi. Lei non era sola, quindi non è una di quelle matte che poi da sole facevano certe cose, era tutto molto misurato, lei sapeva esattamente cosa fosse studiare un territorio prima di immergersi in quelle realtà, quindi usava la prudenza necessaria, l'intelligenza che serve in certi luoghi. L'attentato, nel quale poi lei non è neanche l'unica vittima, era del tutto inaspettato. Lei ha detto questa parola molto importante: nessuno si immaginava che in quel contesto, stava andando a Kabul, potesse succedere una cosa del genere. Beh, il contesto certo non era dei migliori, questo va detto. Su quella strada erano passati il giorno prima dei giornalisti e il giorno dopo passarono altri giornalisti. Ovviamente era un percorso molto molto complesso, lei lo aveva quasi percorso tutto, ma purtroppo da quello che sappiamo dalle notizie e dalle agenzie la sua vita si è incrociata tragicamente con quella del terrorismo internazionale, in quanto proprio in quelle ore Bin Laden scappava da Tora Bora per andarsi a rifugiare, per andare verso Kabul, e quindi è evidente che abbia
come dire, chiesto di tenere libera quella strada in qualche modo, e lei è incappata proprio in quelle ore, in quel drammatico posto di blocco. Ah? Chi vi avvisò? Come veniste a sapere? Vi chiamò Bortoli? Chi fu? Beh, noi siamo stati avvisati per prima cosa dal giornale, dal Corriere della Sera, da Ferruccio De Bortoli, che voglio sempre, come dire, salutare con affetto per la vicinanza e per anche il sostegno che ci ha dato, che ha dato a mia madre, ai miei genitori, e che ci ha continuato a dare poi con la nascita della fondazione a lei dedicata. Voi siete una di quelle famiglie che non ha urlato il proprio dolore. Ha reagito in maniera molto composta, ma si è battuta e si batte ancora perché poi giustizia fosse e sia fatta. Noi assistiamo anche in queste ore alle immagini della famiglia di Valeria, che è stata presa da esempio, perché in momenti in cui è facile dire una parolina di troppo, si riesce a mantenere un comportamento corretto nei confronti degli altri, che poi non si può non odiare. Da dove sì. È nato anche la vostra forza di affrontare tutto quello che è venuto da quel momento in poi? Beh, sicuramente dalla nostra formazione familiare, dalla nostra sensibilità culturale, da quello che ci hanno trasmesso i nostri genitori. Sul discorso la nostra reazione sicuramente è stata una reazione, come dire, molto intima, controllata verso l'esterno, ma c'è anche questo da dire, nei confronti dell'odio, nei confronti di quello che si chiama sentimento di vendetta. Io mi ricordo sempre, per esempio, un vecchio film con Nicole Kidman, The Interpreter, Nicole Kidman e Sean Connery, mi sembra, Sean Penn. In cui lei a un certo punto, riferendosi a delle usanze di un villaggio dell'Africa, a proposito degli omicidi, dove appunto la famiglia della vittima aveva la possibilità di salvare il carnefice, lei disse: la vendetta è solo un modo pigro per continuare a soffrire. E questa frase la trovo molto, molto azzeccata. O non dimentichiamo l'ultima lettera del marito di quella donna morta al Bataclan, in cui lui si rivolge ai terroristi dicendo: mi avete rubato, mi avete tolto il mio amore, ma non vi darò mai il mio odio, la soddisfazione di odiarvi. Ecco, queste sono testimonianze, secondo me, che fanno scuola, che danno una sorta di un messaggio molto molto positivo a chi rimane, anche perché noi abbiamo visto sono 44 le morti civili in Italia dal 2001 a oggi. Maria Grazia è stata, credo, l'undicesima morte, quindi non si sapeva ancora quale sarebbe stata l'evoluzione tragica di questa storia. E in questo sono 44 persone, 44 volti, 44 esistenze, storie che continuano a domandarci a noi perché, che continuano a chiederci di capire, di superare in questo momento. Posso fare un applauso per quello che lei sta dicendo, che probabilmente speriamo possano sentire tutti coloro i quali non solo ci ascoltano, ma anche quelli che avranno poi l'opportunità di imbattersi anche attraverso il web in questa chiacchierata di questa mattina, Mario. Voi una cosa però avete fatto, che è quella di continuare a tenere desta l'attenzione del mondo nei confronti non solo di Maria Grazia in quanto persona, ma di quello che ha fatto. Tante cose sono cambiate anche per noi giornalisti. Dopo Maria Grazia sono nati gli embedded, cioè quei giornalisti che stanno dentro i carri blindo, che vivono la vita di quei soldati, la vita di quelle realtà che vanno a raccontare. E c'è stato, se mi permette, anche un po' più di rispetto nei confronti delle figure di questi colleghi straordinari, che poi devono essere dei testimoni doppiamente attendibili, proprio perché non c'è nessuno che possa raccontare o confutare quello che loro dicono. Perché voi avete creato una fondazione che regala un premio internazionale e regala, lo dico nel termine più alto di questa espressione, dà l'opportunità a gente che vuole essere come Maria Grazia professionalmente di poter venire allo scoperto? Ma non è stato un percorso naturalissimo, in quanto i primi anni noi comunque abbiamo dovuto rielaborare questa esperienza tragica in qualche modo. Siamo stati spinti dal Corriere della Sera, che ancora una volta, come dire, ringrazio per la vicinanza che ci ha dedicato, non a costruire... Non l'ha dimenticata, vero Maria Grazia? Il Corriere della Sera non l'ha dimenticata, Maria Grazia. No, il Corriere della Sera non l'ha dimenticata, anche perché ha colpito i cuori. Maria Grazia era una persona che comunque aveva dei legami forti dentro il giornale, aveva creato all'interno del suo lavoro delle amicizie molto, molto profonde, e quindi questo lo abbiamo percepito, la vicinanza dei giornalisti, degli amici di Maria Grazia.
Il Corriere della Sera ci ha spinti a fare questa fondazione, la fondazione poi che ha preso tantissimi soci e ha fatto un percorso, è una piccola struttura che però dà un grande messaggio e questo messaggio ha una grande risonanza e noi siamo contenti di questo perché è un messaggio positivo, è un messaggio assolutamente di apertura verso il prossimo ma anche di proposizione per il futuro, quindi la fondazione fa un premio che serve, come dire, a dare delle soddisfazioni per il lavoro svolto e quindi a riconoscere il lavoro svolto dai grandi giornalisti che continuano su quella scia, che continuano su un percorso iniziato da Maria Grazia. E Mario, invece di odiare quella terra che vi ha strappato comunque Maria Grazia, voi non soltanto ci tornate con la fondazione, ma provate a immaginare un futuro diverso. La scuola, che è una delle ultimi, degli ultimi progetti, noi abbiamo delle foto se non mi sbaglio, una delle scuole per i bambini, ecco qua, a parte che è una cosa straordinaria dal punto di vista architettonico, se non mi sbaglio, mi corregga, avete vinto anche dei riconoscimenti internazionali proprio per il modo in cui è stata pensata. Che cosa significa intitolare una scuola Maria Grazia in quel luogo? Guardate, le immagini sono bellissime. Beh, noi questo è stato nel 2009 abbiamo deciso con la fondazione di iniziare appunto a dedicarci agli aiuti umanitari. Io ero presidente della fondazione in quegli anni e in quanto architetto ho deciso di lasciare un segno concreto e quindi mi sono dedicato col mio mestiere a lasciare un contributo alla fondazione. Il contributo è stato molto grande, nel senso che il progetto della scuola è un piccolo progetto che però ha fatto un grandissimo percorso. E, pensate, ora accoglie un bacino di 600 alunni, ma comunque tutti i villaggi circostanti cercano di accedere alla scuola perché è una garanzia, come dire, di modernità, di progresso, è diventato un istituto d'eccellenza. È stata premiata tantissime volte, ne è stato riconosciuto il valore. Ecco, guardiamo i volti di questi bambini. La scuola significa proprio questo, l'abbiamo riempita di contenuti proprio rileggendo gli articoli di Maria Grazia. Quel giorno, il giorno dell'inaugurazione, è stato un giorno veramente che io ricordo tra i più belli della mia vita, perché i ragazzi, proprio quei bambini che Maria Grazia amava tanto, che spesso chiudevano i loro pezzi, chiudeva i suoi articoli sul volto, sui sorrisi, ecco, noi abbiamo ridato vita a quei sorrisi. E ricordandoci di Maria Grazia, anche, come dire, un po' sentendoci in debito verso il loro futuro, visto le incongruenze e gli errori fatti da noi nel passato su questo campo. E questa cosa ci ha riempito di gioia, e la scuola per il suo valore, anche perché noi, l'Italia ha costruito tanto in Afghanistan, però noi crediamo che oltre a ricostruire il tessuto sociale bisogna anche curare i luoghi fisici. Ecco, bellissimo. La scuola dimostra questo, dimostra che comunque dobbiamo fare qualcosa di più che lasciare dei compound, dei depositi, delle macerie sul posto, ma dobbiamo trovare dei posti e dei luoghi che accrescano la nostra consapevolezza sulle nostre condizioni di vita, sulla crescita delle nostre condizioni esistenziali. Ci vogliamo andare per un momento, Antonella? Mi sembra che forse ce la possiamo fare. Sì, eccomi qua. Infatti proprio su internet, cercando, ho trovato il video che è stato realizzato proprio all'interno della scuola. State vedendo le immagini dal mio computer per il premio di cui parlavate prima. Però è bello, ve lo volevo proprio far vedere perché è quello che diceva Mario. Stiamo proprio vedendo il sorriso di quei bambini che all'interno di quella scuola possono passare le loro giornate. E la cosa bella che mi piace farvi notare è che ci sono veramente anche tante bambine, proprio un modo per dare loro un'educazione magari un po' più mirante al futuro, ecco. Bellissimo, i luoghi sono veramente straordinari. Mario Cutuli, sono passati 14 anni. La cosa che le manca di più di Maria Grazia che cos'è? Beh, me lo sono chiesto perché non riesco ad avere, questo forse succede quando perdi una persona a cui vuoi bene, non riesco ad avere ricordi negativi di Maria Grazia. Ed è vero che poi dopo una certa età noi ognuno ha fatto la sua strada, quindi vivevamo separati e quindi quelle poche volte ci vedevamo rimane sempre il gioco, la festa, la bellezza dello stare insieme. Sicuramente la sua visione ironica del mondo. Lei non l'ha mai persa l'ironia, nonostante le brutture che avesse visto. Sì, forse era una maniera di reagire a quello, non so, comunque anche di scavare, perché il suo lavoro era questo, era anche una forma di giornalismo un po' differente, secondo me, era un giornalismo fatto per strada, un giornalismo quasi porta a porta, se si può usare questa espressione, da marciapiede, quindi un giornalismo che andava a indagare nelle pieghe della società, nelle pieghe della realtà, proprio per andare a scovare quello che di solito nessuno è disposto a guardare. Le posso dire grazie. Grazie. Le dico davvero grazie di cuore, grazie a Mario Cutuli, grazie a un'eredità di
Maria Grazia, che non muore, anzi di anno in anno diventa sempre più forte. Io davvero la ringrazio. Invito tutti voi a casa a stare con noi, perché noi torneremo a parlare dei fatti di Parigi, ma anche di Papa Francesco, ma non lo faremo noi. Lo farà Anastasia, che ha concesso questa intervista esclusiva al nostro Fabio Bolzetta. Grazie, subito dopo la pubblicità siamo qua. Grazie, davvero, ancora. Anzi, ci andiamo subito da Anastasia.